Oggi vogliamo celebrare la giornata mondiale dell'infanzia e ricordare il 26esimo anniversario dell'approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le Nazioni Unite hanno affidato all'UNICEF il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione da parte nei 194 Stati che l'hanno ratificata e si sono impegnati ad approvarla e a rispettarla. Purtroppo, nonostante i significativi progressi che sono stati fatti nella riduzione della povertà globale e anche della fame nel mondo, e nonostante anche siano stati portati dei significativi successi per quanto riguarda la salute dei bambini e l'istruzione, ancora oggi molti diritti vengono negati ai bambini e vengono applicate delle discriminazioni ai bambini. Ecco, anche in Piemonte quindi avvengono episodi di violenza verso gli adolescenti. Guardi, ci sono tante privazioni e negazioni dei diritti verso i bambini. UNICEF Italia ha voluto lanciare l'agenda dell'infanzia, dove i conti non tornano. Noi abbiamo pubblicato un documento che serve per monitorare le azioni del governo per i problemi dell'infanzia. Quindi ci impegneremo proprio a monitorare che il governo possa migliorare la condizione dei bambini. Dobbiamo risolvere la povertà anche in Italia, dobbiamo eliminare la dispersione scolastica, che è al 17,7%, e anche i ragazzi dai 15 ai 24 anni che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione hanno un tasso del 22,2%, quindi dovremo impegnarci anche in questo campo. Questi sono i dati in Piemonte. Voi marciate da Piazza Vittorio fino al comune di Torino. Un percorso significativo, ha un significato particolare? Per le vie del centro avremo senz'altro una maggiore visibilità, perché noi vogliamo sensibilizzare. A fine marcia in piazza Palazzo di Città verremo ricevuti dal sindaco Piero Fassino e dall'assessore all'istruzione Maria Grazia Pellerino. Questo per far vedere proprio che le istituzioni sono sensibili alle problematiche dell'infanzia.